Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questa video recensione dedicata a Goat Simulator. Spesso e volentieri le idee migliori vengono quasi per scherzo. I programmatori di Goat Simulator hanno effettivamente iniziato il progetto partorendo una serie di situazioni al limite del concepibile, facendo di fatto nascere un simulatore di capre. Solamente il pensiero strappa più di un sorriso, ma la viralità di questo software ha trasformato il tutto in un'avventura particolarmente attesa, grazie soprattutto alla presenza di meme prese in giro sui vari social network. I ragazzi di Coffee Stain Studios capirono il potenziale di Goat Simulator, decidendo quindi di trasformarlo in qualcosa di davvero concreto. Ci troviamo così di fronte ad un prodotto folle e al contempo in grado di proporre qualcosa di davvero nuovo e soprattutto fuori dagli schemi. Ma procediamo con ordine. Gli sviluppatori non hanno pensato a una vera trama di gioco. L'utente dovrà vestire le sembianze di una capra e di seguito scorrazzare per le vie della città, cercando di fare quanti più danni possibili e al contempo portare a casa quanti più punti e obiettivi immaginabili. Il paragone più vicino alla realtà è senza dubbio quello con i titoli basati sullo sport dello skateboard. Prendete un titolo dedicato alla tavoletta con le ruote e al suo posto metteteci una velante capra, pronta a effettuare salti e attivare trick di ogni genere, senza ovviamente dimenticarsi di devastare qualsiasi cosa che appaia sullo schermo. Poco da dire sulla longevità di gioco. Goat Simulator può impegnare per ore, a patto di prendere il tutto in maniera scanzonata. Come avrete sicuramente capito, Goat Simulator è tutto tranne che un simulatore. L'esperienza creata dagli sviluppatori è una sorta di giocazzeggio continuo, impreziosito da azioni incredibilmente sopra le righe. La capra protagonista della vicenda è una sorta di essere immortale, in grado di scatenare degli effetti a catena assurdi, caratterizzati da esplosioni, testate in grado di far schizzare in aria malcapitati passanti, saltare su tappeti elastici e molte altre amenità. La fisica di Goat Simulator è qualcosa di esagerato. Prendere a testata un serbatoio di benzina significa assistere ad una fragorosa esplosione, causando devastazione nella zona limitrofa e lanciando in aria la nostra amata capra. In questo momento è possibile attivare vari trick in modo da accumulare diversi punti. Gli obiettivi da sbloccare passano velocemente in secondo piano in favore di una vera e propria fase di testing ambientale. Capiterà infatti spesso e volentieri di chiedersi cosa potrebbe portare a piazzare una sonora testata in quel tal luogo. Abbiamo inoltre apprezzato la possibilità di incollarsi un razzetto sulla schiena, da provare assolutamente. Gli sviluppatori hanno però pensato bene di inserire una modalità time trial. L'obiettivo è quello di raggranellare quanti più punti possibili entro un minuto di gioco, risultato che andrà poi ad inficiare diverse classifiche online. Il vero leitmotiv del gioco è senza dubbio la presenza di easter egg davvero fuori di testa. Esplorando i vari ambienti ci si potrà imbattere in zone dove gli NPC si divertono a sgommare con la propria auto, accedere al palazzo del re delle capre o addirittura a un pentacolo dove compiere sacrifici umani, con tanto di trasformazione in capro satanico. Vi avvisiamo che sono presenti anche gli alieni. Insomma, Goat Simulator possiede vero da vendere, impreziosito da una serie di contenuti ottimamente proposti e implementati. L'unica critica che ci sentiamo di muovere è legata alla mappatura, comunque customizzabile, della tastiera, mezzo che i giocatori abituati al joypad faranno sicuramente fatica a digerire. Analizzare il comparto tecnico di Goat Simulator non è sicuramente una pratica così semplice. Sono presenti compenetrazioni poligonali, il fastidioso ragdoll sempre crocifisso è addirittura attivabile tramite il tasto preposto, ci sono crash del gioco utili a sbloccare alcuni achievement per Steam, le animazioni sono legnose e irreali, senza contare la fisica di gioco completamente assurda. Lo stesso motore grafico sembra uscito dal peggior titolo per PlayStation 2, ma l'aria che si respira in Goat Simulator riesce a porre tutte le problematiche in secondo piano, in favore di risate sfrenate ad ogni colpo o fase esplorativa. Il comparto audio è in grado di appassionare l'utente grazie ad effetti sonori ottimamente proposti, il tutto condito da scritte psichedeliche proposte durante il raggiungimento degli obiettivi.
Goat Simulator è naturalmente una parodia, una presa per i fondelli indirizzata a tutti quei simulatori scarni e poco appassionanti. Gli sviluppatori hanno puntato tutto su un gameplay quasi onirico, all'insegna della distruzione di qualsiasi regola fisica esistente. Il comparto tecnico è carente in ogni suo punto, ma possiamo tranquillamente fregarcene, dal momento che la quintessenza di questo titolo è costituita proprio dal fatto di poter fare azioni improbabili e dalle reazioni tutt'altro che prevedibili. Purtroppo a oggi Goat Simulator possiede solamente una modalità competitiva e pochissimi altri contenuti su cui poter contare. Goat Simulator non ha certo la verve per essere uno di quei titoli in grado di entrare nell'Olimpo dei videogame, ma ci sentiamo comunque di consigliare l'acquisto e di affrontare questa avventura in completa leggerezza. Per questa breve video recensione è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle nostre pagine di games.hdblog.it.